Buongiorno buona gente questo cordiale saluto vi giunge dagli studi di ETV e di Radio Center Music per Buongiorno ETV sei anche tu vedete già in primo piano una delle tematiche lanciate più che altre nella giornata di ieri quella di Amazon dell'Interporto con Aquaroli, il Presidente che annuncia nulla è sfumato. Sembrava invece finita la trattativa per questi importanti eh, fronti sul tema eh, degli investimenti. Quindi, oltre 250 milioni di euro, 1200 posti di lavoro. Sembrava tutto finito, invece, ci sono ancora spiragli, secondo il Presidente. Speriamo che questa vicenda venga chiarita presto, non si naviga nell'oro bianco, siccità anomala, questo il punto del climatologo, un tema che ci porta dritti dritti alla domanda che ci stiamo ponendo tutti, quando arriva la pioggia, è in corso d'opera, non è ancora caduta, perlomeno siamo in diretta, siamo qui diciamo dalle 6 in giro per questo Reo Mondo e mi pare che ancora sì, l'annuncio c'è ma ancora no la pioggia. Andiamo a verificarlo eh, più o meno in termini cronologici, questo intanto è l'annuncio e lo sappiamo da diversi giorni che da oggi fino a domenica, domenica eh, compresa, dovrebbe arrivare un'importante perturbazione. Ma a che ora? Vediamo per esempio nella zona del Pesarese che dovrebbe essere la prima a recepire uh, la pioggia. A che ora? A che ora si comincia? Attorno alle 11 del mattino. Quindi se ci alziamo in questo momento e notiamo uh, che non sia ancora <coughs> arrivata la perturbazione, ecco, nulla di strano era atteso e confermato. Attorno alle 11 sul Pesarese arriva la pioggia, facciamo lo stesso tipo di esercizio verso la provincia più a sud quindi Ascoli-Piceno, anche attorno ad Ascoli in maniera più debole però, anche intorno ad Ascoli, attorno alle 11 comincerà a piovere. Le notizie di livello nazionale e internazionale ve le avevamo annunciato no? ieri che sarebbe stato un giorno diverso dagli altri sul fronte delle trattative. Tante volte si si sono incontrate le delegazioni uh, russa e uh, ucraina tante volte abbiamo detto fumata bianca, fumata grigia, uh, diversi colori uh, ieri davvero qualcosa è successo. Altra notte intanto di esplosioni, l'offensiva sulla città è fallita, gli USA sono scettici sui negoziati, sembra però che ci sia stata davvero una parziale ritirata delle truppe eh, russe da Kiev che è la capitale eh, dell'Ucraina, intanto purtroppo nella parte a est si continua a combattere, anzi probabilmente si combatterà sempre più forte perché le truppe pare si stiano spostando semplicemente. Non tornando in Russia, ma spostandosi verso la parte est dell'Ucraina, e allora lì cadrà più forte l'impegno bellico russo per conquistare questi uh, territori che la Russia ritiene uh, suoi propri. Notizie di nuovo legate alle marche, con uh, in primo piano le edizioni uh, dei giornali online, uh, ladri d'auto ancora scatenati, <coughs> siamo a Pesaro. Spariscono in un lampo, nella notte una Golf e una Audi A3. Occhio per chi ha queste auto, insomma, un po' più particolari, un po' più, diciamo, qualitative. Il rischio è che. Mh, Arrivi il Mariuolo. Turisti all'ultimo minuto, le prenotazioni in discesa per le incertezze. Gli operatori, però, restano ottimisti per la stagione turistica di Ascoli. Laddove abbiamo detto proprio ieri, attraverso il nostro servizio, abbiamo raccontato di come Federalberghi Marche sia piuttosto preoccupata per. La situazione: pochissime prenotazioni per Pasqua. L'estate invece c'è un'aria migliore. Covid torna l'allarme al Murri. Al pronto soccorso: 13 positivi su 30. A rischio i ricoveri nei reparti. Lo abbiamo raccontato: sono giorni di ripartenza dei contagi. Siamo ben lungi, però, in termini numerici, da parlare di una nuova ondata. In quattro anni, sentite questa qua, da macerata gli spilla 60.000 euro, condannata per i ricatti a luci rosse, commerciante vittima di una donna conosciuta in un sito di incontri, l'amore e poi purtroppo i soldi che rovinano uh, tutti. Si allontana dai domiciliari, arrestato il dentista, fai da te solo un equivoco, una vicenda che trovate pubblicata sul giornale di Ancona in primissimo piano. 349-3918169, i vostri, i nostri saluti per coloro che ci stanno seguendo e così verifichiamo che stia andando tutto bene per gli aficionados della diretta Facebook uno strumento sempre più utile a maggior ragione perché in questo momento c'è ancora in corso un pochettino di risintonizzazione, capita che ancora oggi riceviamo messaggi di chi dice "Ma ancora il segnale non funziona, non vi ho ritrovato". È questione di poco tempo e poi tutto tornerà, diciamo, nella norma. Sport nei parchi, la prima isola sportiva in Italia e a Montelupone, intanto in attesa di salutare coloro che ci stanno seguendo sui social, una bella iniziativa che parte proprio dalle marche, che esprimono le marche l'esponente politico più alto a livello nazionale. Non c'è in Italia il ministro dello sport, e già questo potrebbe dare addito a diverse riflessioni insieme, perché lo sport ci picchia. È abbastanza importante eh, per non eh, dire altro, ma in questo momento c'è un sottosegretario allo sport ed è la nostra marchigiana eh, Valentina Vezzali, la prima isola sportiva in Italia, Monte Lupone. Di che si tratta vi racconteremo. L'abbiamo detto anche ieri, la grande musica nelle marche, in arrivo i concerti di Vasco Rossi e Ultimo, ma quando, ne abbiamo parlato anche ieri, dicevo però mh, farò di nuovo il punto tra pochissimo. Torno alle notizie. Nazionali perché ci sono degli aggiornamenti sulla guerra tra Ucraina e Russia. Draghi e Mattarella uniti sull'aumento delle spese militari. Ci sarà la conta una in aula e chi vota no è fuori. Attenzione perché questo tema potrebbe creare una crisi. Di governo in questo momento così difficile. Con lo sappiamo, sembra insomma banale, però lo sapete bene meglio voi: della situazione economica del nostro paese. Oltre alla guerra, con i rincari, con la benzina, con le bollette, ecco. Potrebbe il governo Draghi essere messo in crisi dagli aumenti delle spese militari che accettano o vogliono quasi tutti, per esempio Fratelli d'Italia vuole fortemente, li accettano anche. Obtorto collo, ma in questo momento di grande difficoltà e con la guerra alle porte, anche forze come il centrosinistra eh, da sempre, storicamente esprime, eh, accetta questo tipo di aumento di armamenti che, tra l'altro, l'Italia aveva approvato nel 2014. Cioè, ma questa sarebbe troppo lunga ah, da ah, spiegare. E invece il Movimento 5 Stelle dice no. Draghi eh, si è trovato di fronte a questa patata bollente, e Conte non ne vuole sapere ah, di. Eh, Proseguire quel trattato, quell'accordo che vede anche l'Italia protagonista con l'aumento delle spese in armamenti per il 2% del PIL. Certo, in tempi di pace io mh, sarei stato al 100% per il no alle armi, in questo momento insomma. I fatti parlano abbastanza chiaro, tutto l'Occidente si sta muovendo verso una direzione che è quella del rafforzamento degli strumenti di deterrenza, diciamo così. Si spera nella tregua intanto, ma ancora esplosioni a Kiev, avviso agli americani in Russia, rischiate l'arresto, ci sono tanti Uh, europei e americani in questo momento ancora in Russia potrebbero essere trattenuti. Torno ai giornali, i giornali uh, passando da voi però perché mi sa che ci siamo, eh. abbiamo pronte le mh, vostre uh, giornate di sole, quelle annunciate, quelle proposte, quelle auspicate, quelle che invece dicono no, qui già da me piove. Uh, dovrebbe arrivare verso le 11. In realtà la perturbazione, però insomma, potrebbe già essere uh, arrivato qualche gocciolina. Intanto, anche stamattina ci sono dei grossi rallentamenti sul fronte uh, della. Dell'internet, questo concetto astratto, eccola qua. Manuela, buongiorno. Marisa, buongiorno. Oggi un po' nuvoloso, pioverà: sì, dalle 11 circa e fino a domenica. E quindi mettiamoci il cuore in pace. Riccardo, buongiorno. Caro Riccardo, buongiorno. Cristian Cimarelli dall'Umbria, buongiorno. Andrea, Aquili, buongiorno anche a te. Poi il punto sulle previsioni ve lo faccio anche più dettagliato. Ma adesso è il momento di sfogliare insieme i eh, giornali. Marchigiani in primissimo piano attraverso l'edizione per Ascoli e San Benedetto andiamo a leggere insieme quello che è il titolo di apertura ogni 8 minuti un treno merci questo è il tema di primo piano guardate un po eccola là andiamo stamattina ecco eh, ci siamo un treno merci ogni 8 minuti o fa più veloce obbedire a Ettore che, che questo giornale le norme europee affossano la linea adriatica entro il 2030, l'affollamento di convogli vita impossibile, il sindaco di San Benedetto spazzafumo spiega l'unica soluzione è l'arretramento adesso però ci dicano come un treno merci ogni otto minuti questo è quello che ci chiede l'Unione Europea servirà necessariamente l'arretramento della linea ferroviaria, una cosa di cui si discute da sempre nelle marche. Parco Avventura turisti! Attenzione, una bella notizia c'è: cioè, sì, il 16 aprile a Colle San Marco, e questa riguarda le amiche e gli amici di Ascoli, ma riguarda anche chi abbia piacere di fare una bella passeggiata nel verde e perché no, portare i figli, i nipotini, chi vi pare o anche voi stessi, a fare un po' di uh, avventura. Parco Avventura Chiappaturisti turisti, una struttura simile, c'è cioè, per esempio nella zona del Fabrianese, nei pressi uh, di Genga uh, e di San Vittore, per essere ancora, per essere ancora più precisi, arriva anche... A Colle San Marco e aprirà il 16 aprile da Offida alla Romania. Evasione da 110 milioni di euro. La Finanza contesta la delocalizzazione fittizia denunciati due imprenditori del settore calzaturiero. Il tema della delocalizzazione e quindi spostare. La propria sede, la propria attività, ma davvero sposti la tua attività all'estero? Oppure è solo una questione legata ad un vantaggio fiscale? Punto di domanda. Se, se tu dici in generale che la tua azienda lavora all'estero e quindi paghi le tasse estere, non le tasse italiane, ma in realtà resti in Italia, lavori in Italia, faccio un discorso di esempio, e eh? non è questo il caso specifico, e quindi di fatto dovresti pagare le tasse nel territorio dove lavori e quindi l'Italia territorio nel quale le tasse ahimè sappiamo bene sono tra le più alte al mondo ecco se in realtà continui a lavorare in Italia devi pagare le tasse in Italia questo sarebbe il contendere un altro uh, giornale tra pochissimo intanto giornale locale chiaramente anzi ce l'ho già pronto e allora vado ad Ancona anche l'edizione uh, di Ancona è dedicata in taglio alto al tema dell'arretramento della linea ferroviaria. Il sindaco di Senigallia Olivetti dice: Tutti i comuni sono pronti a schierarsi, l'unica soluzione e l'arretramento della ferrovia. Altre due risse purtroppo in taglio centrale tra giovani, nonostante l'enorme sforzo delle istituzioni, delle forze dell'ordine, prefettura, questura che ogni giorno sono in campo su questo tema. Altre due risse si sono verificate, dice il giornale, un ring continuo. Quartieri e frazioni, Italia alla questura, uno schiaffo ai cittadini. Addio a Mondaini, pioniere della la cinema multiplex. Offagna esce dai domiciliari, finisce in carcere. Il dentista, dice il giornale fai da te. E poi tornano i docenti Novax e paghiamo i supplenti. Questa è una grande realtà, tutta italiana. Va uh, spiegata. Da venerdì tornano in servizio i professori che non si sono voluti vaccinare. Lo hanno fatto, hanno, si sono assunti la loro responsabilità sul fronte salute e sul fronte anche civile, perché uh, sono incappati in delle sanzioni: sospensione da lavoro, sospensione dello stipendio. Adesso tornano perché la legge lo consente. Non possiamo lasciare le classi sguarnite. Però quindi tornano ma non possono ancora insegnare, non possono entrare a contatto con i ragazzi. Quindi tornano e vengono stipendiati, ma non possono fare lezione. Quindi gli. I uh, istituti scolastici devono comunque uh, mantenere i supplenti e pagare anche i supplenti, e questa è una roba battuta italiana. Mi sono spiegato, uh, dico alla nonna, alla mamma, alla zia quello che sta succedendo nella scuola: rientrano a scuola da venerdì i docenti NOVAX sospesi, ma non possono fare lezione, lo spiega bene il giornale. A sostituirli in cattedra rimangono dunque i supplenti fino alla fine dell'anno scolastico. Siamo al 30 di marzo, quindi ci siamo quasi. no? Ma serve la proroga dei contratti fanno notare i presidi, soprattutto bisogna capire con quali risorse statali verranno retribuiti se i soldi tornano agli stipendi dei professori i supplenti Chi li paga. Punto di domanda. Succede eh, viene raccontato sul Corriere Anconetano, ma è una vicenda che sta riguardando tutta Italia, non ce ne dimentichiamo. 349 3918169 salutiamo Franco Cantarini che ci sta seguendo e scrivendo quando avete tempo ci può parlare delle mille pagine che in giudice usa un messaggio che arriva via Facebook, ha fatto desecretare con gli eventi avversi dei vaccini nel breve e lungo periodo, le pagine in inglese vanno da 30 a 38 anche perché un battaglione russo specializzato, l'indipendente online ci segnalano da questo link, l'FDA dovrà rendere noti in fretta i dati sul vaccino Pfizer, grazie, siamo in diretta siamo di rassegna stampa, non è una trasmissione di approfondimento, questa qua. Quando questi ehm, dati eh, in parte sono già stati raccontati, verranno pubblicati ulteriormente, certamente eh, me li, eh, li, li presenterò in diretta. Nel corso della giornata li studierò. Grazie eh, per questo messaggio. Salvo Pollina, buongiorno, grazie Alfio, eh, buongiorno, siete come sempre in tantissimi, siamo davvero lieti che eh, ci seguiate con tanta attenzione e passione. Siamo andati di corsa di corsa, la cosa che credo eh, sia. Eh, interessante da approfondire in questo momento eh, sia la questione eh, della pioggia che sta per tornare, abbiamo anche fatto un punto abbastanza preciso. Eh, giocando un po' con il meteo.it con queste caratteristiche abbiamo scoperto che nella zona di Ascoli per esempio attorno alle 11 arriverà un pochettino di pioggia abbiamo fatto lo stesso esercizio da Pesaro passo per Ancona capoluogo regionale e credo infatti è così che anche qui dalle 11 comincerà a piovere prima in maniera debole poi in maniera più insistente quando finisce molto semplice non finisce non, non finisce proprio nel giro dei eh, giorni che verranno fino a domenica sta per tornare il freddo su almeno mezza Italia la mappa con le temperature previste la mappa con le goccioline di pioggia probabilmente ci sarà una tregua dopo giovedì venerdì primo aprile e sabato 2 aprile ma anche domenica sembra migliorata eh, la previsione per la settimana certamente piogge nella giornata di oggi di domani, però, però eh, probabilmente verso il weekend tende a migliorare. Interessante questa prospettiva. Non sarebbe male. La grande musica nelle marche, ne abbiamo parlato ieri, in arrivo lui, il mitico Vasco Rossi, ma in arrivo, anche ultimo, eh, vincitore di Sanremo, mi pare nel 2018. Le date rapidamente poi vado verso eh, il breve stop. Dunque, con Vasco Rossi è Ultimo, siamo sul sito di ETV, andate a sfogliarlo se vi va. Tornano i grandi concerti allo Stadio del Conero dopo il Covid. Lo staff di Ultimo arriverà il 12 giugno e fino al 19 bazzicherà. Quindi potreste incrociare Ultimo da queste parti nelle marche in quella fascia di giorni. Con il concerto venerdì 17 di giugno è l'anniversario di matrimonio dei miei cari genitori alle 21. Quindi gli regalerò il concerto di Ultimo, non credo, lo sanno chi è, ma non so se... Però è bravo, è bravo Ultimo. Dal 21 al 28 giugno invece arriva Vasco Rossi, il Blasco, che poi si esibirà. Alle 21 di domenica 26 di giugno. Queste sono le date. Save the date, trovate tutto sul nostro sito. I biglietti ci sono ancora, arrivano già i messaggi. Sì, e no, sì, e no, bisogna provare anche perché per il momento non c'è neanche la certezza sulla possibile capienza eh, dei, eh, degli stadi, in questo caso in generale delle strutture da concerto. Mi devo fermare giusto il tempo per salutarvi, sì, ma anche anticiparvi altre immagini della guerra, senza esagerare, da un lato le bombe, dall'altro le trattative. Questo è quello che è successo eh, ieri e nella notte. Guerra Russia-Ucraina, bombardamenti su Kiev e Kharkiv. L'ONU accusa i russi per la crisi alimentare. La Russia ha stoppato un'altra ottantina di navi che contengono grano avviso agli americani a Mosca rischiate addirittura l'arresto guerra russa ucraina spiragli di tregua questo è l'esito dell'incontro di ieri Kiev apre allo status di paese neutrale sarebbe da lì che si può davvero